Marian Gribel, Chris Ingram, Fabian Kraim, Tom Christensen, Bruno Magalhaes, Katie Munins e Laurent Pellier hanno partecipato alla conferenza stampa della Zores Airlines Rally, primo round del FIA European Rally Championship. Bruno Magalhaes. Iniziamo con il vice campione RC 2017, Bruno Magalhaes. Bentornato, hai recuperato dall'incidente della Lettonia? Adesso sto bene, mi ero rotto due vertebre, ma ora è tutto a posto e stamattina ho visto che i tempi erano buoni, così come la confidenza al volante. Penso di aver fatto un buon lavoro, hai vinto tre volte qui, cosa serve per sopravvivere ed imporsi, e un rally molto specifico, stretto e scivoloso in alcune parti, per cui si lotta sul filo dei secondi e nelle PS non ci sono grandi distacchi. Su queste strade è facile forare e commettere errori, quindi bisogna essere consistenti e veloci. Marian Gribel. Passiamo al bicampione RC Junior. Con tutti i successi ottenuti senti pressione? Sinceramente no, perché ho vinto due titoli in altrettanti anni, quindi penso di aver dimostrato di essere forte. Quest'anno guiderà una Peugeot 208 T16 e sarà tutto diverso, ma non vedo l'ora di cominciare. Com'è la tua macchina? E il tuo programma 2018? Non mi sono preparato molto, nel senso che ho svolto solo il primo test su terra lunedì, per cui oggi è stata la seconda volta. Comunque mi trovo bene con l'auto, sono soddisfatto di come si guida e ottimista di poter ottenere belle prestazioni qui. Per il resto dell'anno vedremo, il programma con Peugeot Germania prevede anche il campionato tedesco e farò molti rally con questa vettura, posso migliorarmi ulteriormente e sono ottimista. Chris Ingram. Dopo aver vinto il titolo in ERC Junior Under 27 ore hai una grande occasione, giusto? Sì, è grandissima perché ho lavorato fin da subito per avere una macchina di prima categoria. Bisognava trovare parecchio denaro, ma alla fine siamo riusciti a mettere insieme il tutto e questo è il posto perfetto dove debuttare. Conosci bene questa gara, quanto è dura, è una delle più difficili, ma ho fatto bene qui. Ho vinto due volte in RC Junior e conquistato due secondi posti. Sarebbe fantastico fare altrettanto con una macchina a trazione integrale, ma la differenza è enorme e la prima cosa è restare in strada. Fabian Kraim, sei campione tedesco e guidi per la Skoda Auto Deutschland. Qual è la tua esperienza su terra? L'ultima volta è stata nella PRC nel 2016, dove ho imparato molto. Spero di apprendere altro nell'RC, soprattutto su terra. Sicuramente il mio preferito è l'asfalto, per cui l'obiettivo è restare in strada. Un tedesco ha vinto le RC Junior U28 nel 2017, potresti fare altrettanto? Ci proverò sicuramente. L'ultimo rally su terra però è stato nel dicembre 2016 in India, dunque è passato molto tempo. Laurent Pellier, hai una nuova macchina e un rally che non hai mai visto. Quale piano hai per il weekend? Per me è tutto nuovo, dovrò scoprire la Peugeot 208 T16. Sono felicissimo di essere qui, anche se nella QS le velocità non erano il massimo. Voglio finire la gara, poi vedremo quanto ti stanno aiutando quelli della Peugeot Rally Academy. Sicuramente sono in una posizione ottima, avere la Peugeot Rally Academy Pro è perfetto. Tom Christensen, hai detto che per te è un sogno realizzato essere qui. Quanto lo ritieni importante? Faccio ancora fatica a spiegarlo. Per me è fantastico essere qui con questa macchina e questo team. Ci sono ancora delle cose da migliorare, ma spero che tutto vada bene e sono impaziente di iniziare. Nelle ultime tre stagioni il tuo team è stato campione in RC Junior, senti pressione? No, fa semplicemente parte del lavoro. Katie Munins punta ai vertici di RC Junior Under 27 ed RC Lase Trophy. L'anno scorso qui non iniziò bene, poi andò meglio, nel 2017 ho imparato tanto e so che debbo stare calma. Abbiamo visto che in RC Junior Under 27 ci furono molti incidenti, per cui debbo concentrarmi su me stessa per accumulare i km di cui ho bisogno. Per me è importante crescere gradualmente e trovare il feeling giusto con Anna in macchina, e, passato molto tempo dalla tua ultima gara, sei pronta? Sono stata molto impegnata a cercare i soldi per correre, come molti altri piloti.
Ho lavorato in Svezia per un paio di giorni su un lago ghiacciato per affinare la mia guida, è ovviamente qualcosa di molto diverso, ma ho potuto migliorare il controllo dell'auto. Spero di riportare queste cose su terra in questo weekend.